sfilano in centro a Tortona, lente, per farsi ammirare in tutta la loro bellezza. Sono le rosse, ma anche le blu, gialle, nere e grigie Ferrari della scuderia di Novi Ligure, che l'altro giorno ha organizzato un evento all'insegna del mito automobilistico italiano per eccellenza. E, come sempre, quando la passerella è occupata da bolidi di questo rango, grandi e piccini sgranano gli occhi, ammirando queste macchine da sogno. Il primo Ferrari Day a Tortona è stato un successo, grazie all'organizzazione del quinto club, quello di Novi, ufficiale in Piemonte, dei 177 complessivi sparsi nel mondo. Patrocinato dal comune di Tortona, per l'occasione la centralissima piazza Malaspina si è tinta di rosso, così come il non lontano Palazzo Guido Bono, che ha ospitato l'inaugurazione della mostra Red Passion, a cura del fotografo Danilo Recalcati. Nei suoi scatti, oltre 150, tutta l'atmosfera della casa di Maranello. La mostra proseguirà fino al 29 aprile, con possibilità di visite al giovedì e al venerdì dalle 16 alle 19 e al sabato e la domenica dalle 10.30 alle 12 e dalle 16 alle 19. Recalcati, originario di Monza ma tortonese d'adozione dove si è sposato, racconterà il percorso della rossa più famosa del mondo dal 1936 ad oggi. Macchine e figure simbolo come quella di Enzo Ferrari in apertura di mostra e poi tante, tantissime istantanee che ritraggono i volti dei grandi campioni in rosso, da Gilles Villeneuve ad Alain Prost, da Michael Schumacher a René Arnoux, da Niki Lauda a Clay Regazzoni. E poi ci sono i disegni spaccati a cura del torinese Paolo D'Alessio, faranno vedere l'interno di queste automobili, vanto del Made in Italy nel mondo.